Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, nuova partita. Allora, come vedete, il calendario casuale mi dà praticamente le prime 5 partite importantissime, perché abbiamo beccato il Napoli, Lazio, Inter, Milan e la Roma. Quindi tutte le migliori squadre le battiamo o battiamo, comunque le giochiamo subito. Come sapete, abbiamo raccolto dei pareggi, una sconfitta, una vittoria, pochi punti ma buoni, contando che comunque le partite più facili sulla carta arriveranno solo in un secondo momento. Oggi è YouTubers Team Roma. Le informazioni sono queste. Come ho fatto per altre partite, oggi farò giocare i romanisti di fede romanista, titolari, in modo da, insomma, da farli provare l'emozione di dover giocare contro la squadra propria del cuore. Che dire, signori, direi che possiamo iniziare. Buona partita a tutti, via! Eccoci qua, benvenuti allo stadio della vita. Come sempre c'è nebbia tutto il tempo qua. Di giorno c'è solo nebbia allo stadio della vita, perché lo stadio della vita sembra più un paradiso che un campo di calcio vero e proprio. Ecco le squadre che entrano in campo con capitano. Chi è quel capitano della Roma? Non lo so, non so che abbiano messo sinceramente. De Rossi non è più capitano, eccolo là, poveretto, un po' con lo sguardo triste. Ecco qua i tifosi della Roma, i tifosi di YouTubers Team, ovviamente caldissimo lo stadio come sempre. Ecco qua le squadre, le rose che salutano il pubblico. Inizia subito 4-2-3-1 di YouTubers Team, riconfermato il modulo con interpreti un po' diversi. Kinoshi torna in campo titolare, chiaramente, è a fianco uno più fisico come gladiatore giallorosso. E Pablo giallorosso è esterno sinistro, già provato in una partita precedente. Viviciale trequartista invece, ecco Pablo. Al posto di Mario Mandzukic e Dani Orgoglio Gobbo. Ecco qua Avsim sulla sinistra, Avsim, cross in mezzo subito per Dani, vediamo se arriva o non arriva. Bello il cross, pericolo subito per YouTubers Team, anzi, a favore di YouTubers Team. Skorupski, oggi gioca Skorupski, quindi per la Roma e non Alisson, il portiere titolare solitamente, ma Skorupski è un portiere molto forte. Ecco Milo che si perde il giocatore, ma palla fuori. Palla per YouTubers Team. Rimessa laterale. Milo per Gladiatore Giallorosso. Il romanista, uno dei tre romanisti presenti, insieme a Seawolf e Pablo Giallorosso. Milo Bruschi cerca. Dani non trova, però attenzione. Vibiciana il tiro alla parata di Skorupski. Tiro insidioso, parata d'istinto del portiere. Credo che sia polacco, se non erro, o comunque di quelle zone là. Bravo qua, Vibiciana, bravissimo. Colpo gobbo sul corner, il cross arriva ora, cross in mezzo, vediamo se arriva Odelio, Petrelli no, anticipa Strutman, dai Sharawi, proprio del contropiede, ma non lo fa partire Kinoshi, bravissimo Kinoshi, attenzione Pablo Giallorosso per Dani, Orgoglio Gobbo, Dani, eccolo il tiro, il gol, la rete di Dani, Orgoglio Gobbo, prima rete se non sbaglio in campionato dell'attaccante, che oggi prende il posto del Marchese Bianconero, anche se solitamente è titolare al fianco, dietro, a sinistra del Marchese Bianconero, oggi in panchina. Per riposare dopo le fatiche delle prime quattro importantissime partite. È importante anche questa, ma tutti devono giocare. E il gol intanto arriva. YouTubers Team 1, Roma 0. Riparte così la Roma. Gonalons. Ecco il capitano è Gonalons. Evidentemente hanno fatto dei cambi. E De Rossi si è perso la fascia capitano. Vabbè, non importa. Bravissimo Kinoshi a intercettare per Pablo Giallorosso sulla sinistra, si accentra però. Pablo, la sovrapposizione di Vichanel sulla sinistra, sempre attenzione, di Vichanel si gira più lento del suo avversario che lo anticipa di scivolata, rimessa laterale per YouTubers Team. La palla va sì. Kino. Bella girata di Kino. Pablo. Cross in mezzo per Deglio. Paratona di Skorupski. Calcio d'angolo. YouTubers Team ha la partita veramente tra i piedi, diciamo che lo sta facendo da padrone. Bello il cross qua per Deglio, bella anche la parata. Migliore in campo dei suoi è sicuramente Skorupski. Ecco colpo gobbo che forse cerca uno schema diverso. Infatti cerca Kinoshi, ma Kinoshi non anticipa quello piede. Attenzione, può partire il contropiede della Roma. Molto bravo Pablo, anzi era gladiatore questo qua, scusate. De Rossi, posizione di difesa oggi. Perotti sulla sinistra, Perotti per Dzeko. Gonalons.
Perotti ancora. Kolarov contro Gladiatore. Bravissimo Gladiatore che la spazza via. Un po' quello che non fece Vrà, se ricordate bene. Nainggolan. Ce l'ha ancora Nainggolan. Ah, invece no, è rimessa laterale per la Roma appunto, perché l'ha toccata Dani Orgoglio. Colpo. Va via Perotti su Milo. Il cross in mezzo, attenzione, rischio, bravissimo Sim, colpo Gobbo, Gladiatore, Pablo sulla sinistra può avanzare, palla al piede, Pablo, bravissimo che avanza, sbaglia il passaggio filtrante per Dani Orgoglio Gobbo, il pressing di VB Channel, riprende Pablo, VB Channel, bravissimo il tacco di Pablo, VB Channel, si gira, finte, contro finte, ancora finte, Milo, Leo, Dani. E qua ovviamente, come sempre, Delio quando ha una palla tra i piedi, tira e una bella parata di Skorupski che salva per la terza o quarta volta la squadra, a prescindere dal fatto che ha capito un gol. Bel 1-2 qua, che col velo di Kinoshi è bravissimo qua Skorupski su Delio Petrelli, The Postman, il capitano. Colpo gobbo dal corner, sempre lui, col piedino fatato, neanche troppo. Non ci arriva Gladiatore, può partire Kolarov. E fine primo tempo con solo il gol al sedicesimo di Dani Orgoglio Gobbo. 1-0 YouTuber Steam contro Roma. Ora c'è l'intervallo e poi vedremo ovviamente qualcos'altro. Chissà cosa ci porterà questo secondo tempo, contando che la Roma è una squadra agguerrita che magari potrebbe ribaltare la partita. Speriamo di no, ovviamente, per i nostri campioni. Ci vediamo fra pochissimo, a fra poco. Riparte la Roma con Dzeko. Dietro per Gonalons, il regista di questa squadra. Strootman. Kinoshi intercetta, bravissimo Strootman. Cioè, Kinoshi più che Strootman. Vabbè. Milo. Fuori Rosa TV, che oggi torna a titolare dopo la panchina della scorsa partita contro il Milan, in cui ha giocato, mi pare, proprio Gladiatore. Delio sulla destra. Delio contro il movimento di Delio. Per VB Channel. Si sposta VB Channel. Bravissimo VB Channel per Dani Orgoglio. Si gira Dani. Dani, il tiro di Dani. Fuori di poco. Bella azione di Dani Orgoglio Gobbo. Che anche come prima punta fa valere le sue doti atletiche, tecniche, tattiche, motivazionali. Bella la girata in tre per andare su Dani. Il tiro è fuori di un metro e mezzo. I tiri in porti tutti a favore di YouTuber Steam, anche i team in generale. Non ha fatto un tiro la Roma, oggi assediata da YouTuber Steam, nonostante le difficoltà delle prime partite. Colpo Gobbo, la smista per Avsim sulla sinistra. Avsim per VB Channel che è in posizione di centrocampo. VB Channel per Avsim che si accentra. Avsim cerca e trova Dani Orgoglio Gobbo. La finta di Dani Orgoglio Gobbo. Il tiro a giro. Dani. E spara tutti. Dani Orgoglio Gobbo. Secondo gol. Doppietta in una partita. Prima doppietta di questa squadra nel campionato. Dopo la tripletta che ricordate della finale di Champions League con Delio Petrelli, man of the match. Ma questa doppietta è importantissima. Utile per la squadra di YouTuber Steam per scalare la classifica. Bellissimo l'assist qua, ma bellissimo il giocato di Dani sull'Italia. La finta. Bellissimo, gol fantascientifico. Skorupski non ne può nulla. Ricomincia la Roma con sempre il Gonalons, manda l'assist sulla centrodestra. E il Sharawi, un po' arretrato. Strootman. Gonalons. Strootman. E il Sharawi. Strootman, cazzo, basta però, cambia. Florenzi sulla destra, Florenzi contro Avsim, Avsim bravissimo, sontuoso Avsim. Avsim da a Sikwolf, il portiere, il numero 12 di questa squadra, che parla a piede davanti. Gladiatore, bravissimo Delio. Delio 1 contro 1, la supera. Supera anche il secondo giocatore, ma si fa superare a sua volta, bravissimo. La fase di interdizione della Roma, attenzione però al contropiede con Shaarawy, che da solo, attenzione Shaarawy. Sikwolf, la prima parata del portiere, bravissimo Sikwolf che è il suo esordio oggi con YouTuber Steam in partita ufficiale. Bravissimo Delio che resiste a quello che sembrava un fallo che non viene fischiato nonostante il vantaggio comunque non sia proprio stato completato. Perotti per Kolarov. Nainggolan. Nainggolan contro Milo che si fa superare, Nainggolan ancora sulla sinistra. Nainggolan in mezzo per bravissimo Milo Bruschi su Perotti che la dà dietro a Sikwolf che deve smistarla via. Lancio lungo Kinoshi, cerca, sbaglia però. Ah, fallo, brutto fallo di Milo Bruschi sul giocatore della Roma. E infatti si prende il primo giallo di questo campionato di Milo Bruschi, del top, che lancia una campanellina spammando un po', ovviamente, il confronto dell'arbitro.
Riguardiamo il fallo, che c'era tutto, comunque si era appena visto, sì, proprio sulla caviglia, su Perotti, quindi un fallo che ci sta. Posizione difficile per, vediamo, sì, posizione interessante, perché col sinistro può cercare, no, invece cerca la porta e Sequel la prende con molta tranquillità. Nessun cambio ancora per i YouTuber Steam, vediamo se poi faranno qualcosa. Colpo Gobbo, la lancia lunga Dani a riguardo Gobbo, che salta il difensore Dani da solo sulla sinistra. Dani contro movimento, Dani cross in mezzo, niente, attenzione, Taglio Skorupski, parata, palo, non lo so. Sta di fatto che il YouTuber Steam non ha finito le cartucce e sta ancora facendo. Guardate qua quando è stato bravo Delio sulla dormita della Roma, forse è un palo. Delio, l'età che avanza, ma che personaggio. Arrivano i cambi per YouTuber Steam, che vuole perdere tempo. Entra Sportivo, Carmi Special e Alfrez, che ha posto dell'ammonito Milo Bruschi, top. Quindi chiaramente ultimissimi minuti per far ripetere, per far perdere tempo un po'. La tattica di Ciccio Graziani è proprio questa. Ecco Alfrez che tocca il primo pallone per il gladiatore. Sportivo. Alfrez. Delio. E finisce qui la partita. Finisce qui doppietta di Andrew Gobbo, che aggiudica quindi la vittoria a YouTuber Steam, una vittoria meritatissima per quanto mi riguarda. Ecco l'uomo qua che abbraccia tutti i suoi compagni di squadra, felicissimi del risultato. E queste sono le statistiche, ragazzi. Una partita veramente emozionante. Una crescita esponenziale con YouTuber Steam dall'inizio del campionato. Questo perché è una squadra che comunque ha vinto chiaramente una Champions League, una Supercoppa UEFA, e che semplicemente trovare un po' la dimensione con i nuovi giocatori arrivati che devono ancora abituarsi al campionato. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima partita, che sarà quel che sarà, perché sinceramente non lo so. Spero che la cosa vi stia piacendo. Seguiteci perché YouTuber Steam potrebbe toglierci non pochi sfizi, ecco, diciamo così. Quindi alla prossima, ciao! Paura, paura, paura.